Appassionati di modellismo e non, bentornati in questa serie dedicata all'Australis Italeri Yellow Devil. Negli scorsi video sono andato a completare l'interno dell'Australis e ora è giunto il momento di tornare ad occuparci della carrozzeria, mettendo insieme i pannelli che compongono la cabina. Il primo step consiste nell'andare a staccare i pezzi dallo sprue e ripulirli accuratamente. Sul pannello anteriore è stampata la scritta Australis che dovremmo aver cura di rimuovere per far posto a quella foto incisa. Posso andare ad incollare sulla parte anteriore i pannelli delle prese d'aria. Per fare in modo che le pannellature delle varie aperture siano ancora visibili dopo i lavori di verniciatura, bisognerà avere cura di renderle un po' più profonde con un incisore. È molto importante prima di verniciare carteggiare tutta la carrozzeria col cantavetro grana 600. Questo ci permetterà di eliminare eventuali difetti di stampa e creare una superficie ottimale per il primer. Personalmente preferisco assemblare le cabine dei camion prima di andare in verniciatura, anche se poi questo mi costringerà a fare dei lavori sugli interni per fare in modo che tutto si adatti. Resto dell'idea che sia comunque meglio fare così, perché ci permette un risultato finale più pulito. Per incollare insieme i pannelli delle cabine dei camion italeri, di solito procedo prima fermandoli insieme con della colla cianoacrilica e successivamente rinforzandoli il collaggio prima con della colla Tamiya e dopo con della colla Vinavil. Quest'ultima svolge anche la funzione di stucco, andando a chiudere eventuali piccoli vuoti che si possono creare tra i pannelli. La prima fase della verniciatura sarà come al solito quella di stendere due generosi strati di primer Zero Paint sulla carrozzeria. Steso il primer andò a carteggiarlo con della spugna abrasiva grana 3000, questo mi permetterà di avere una superficie più liscia e eliminare eventuali piccoli difetti. Prima di stendere il giallo, come avevo già fatto nelle altre parti di carrozzeria, stenderò una mano di silver. Applicare del silver prima del giallo ci facilita molto il lavoro di verniciatura e il colore risultante credo che sia davvero molto migliore. Adesso è il momento di applicare le decal sullo Australis. Siccome le decal sono a cavallo tra la cabina e le ali laterali, dovrò andare a ritagliarle per posizionarle in modo corretto.
questo modello ho provato a cambiare il mio processo per posizionare le decal. Invece di utilizzare un phon, ho semplicemente steso in più riprese il microsole. Ho lasciato girare per qualche minuto e l'ho rimosso con un cotton fioc. Ho ripetuto l'operazione fino a che la decal non è andata ad incollarsi perfettamente. Certo, questo metodo è sicuramente più lungo, ma direi che ha funzionato alla grande lo stesso. Il bello del modellismo è proprio provare a sperimentare strade diverse e vedere come cambia il risultato finale. L'ultima cosa che resta da fare è stendere il trasparente lucido. Anche questa volta ho utilizzato quello prodotto da Zero Paint, però ho provato a stenderlo in strati più bagnati e pesanti e così facendo il risultato è stato decisamente migliore. Questo è il risultato finale di questa fase di lavori sullo Stralis. Purtroppo questo per me è un periodo piuttosto incasinato, quindi non posso garantirvi che riusciremo a vederci tutte le settimane, ma farò comunque del mio meglio per riuscirci. Grazie mille a tutti voi per aver scelto di guardare questo video e di iscrivervi al mio canale. Siamo già tantissimi e questo mi riempie di orgoglio. Vi do appuntamento al prossimo video e ricordate che collezionare scatole è divertente, ma collezionare modelli lo è molto di più. Ciao a tutti!